Settimo per distanza dal Sole, quarto per massa e terzo per diametro, nell'album di famiglia del Sistema Solare, Urano, lo vedete là in alto a sinistra, in azzurro, si distingue per la strana inclinazione del suo asse di rotazione, praticamente adagiato sul piano orbitale, al punto che non è affatto semplice decidere quale sia il polo nord e quale il polo sud. Con il suo giro d'anelli pressoché perpendicolare all'eclittica, per la sua passeggiata annuale attorno al Sole, Urano impiega ben 84 anni e non la compie da solo. Oltre ad almeno una trentina di lune, si è ora scoperto che lo seguono o lo precedono al guinzaglio ben tre asteroidi. Un guinzaglio bello lungo, a dire il vero, i tre troiani, questo è il nome usato dagli astronomi per indicare asteroidi in orbita sincrona con un pianeta, percorrono orbite assai eccentriche nell'ampio tratto di sistema solare compreso fra Giove e Nettuno. Fanno parte del gruppo dei Centauri. Il primo a essere osservato nel 2006 è stato Crantor, un pietrone ghiacciato largo 70 km, la cui orbita è qui rappresentata in azzurro. Gli hanno fatto seguito 2010 EU65 e 2011 QF99, qui rispettivamente in verde e in giallo. Stando alle simulazioni, questa configurazione non è destinata a durare a lungo, almeno per quelli che sono gli standard astronomici. Le orbite rimarranno infatti stabili per non più di qualche milione di anni. Questo vale in modo particolare per Crantor e 2010 EU65, per i quali non si esclude un incontro ravvicinato con Urano.